Allora, sono già le 5:30, quindi è stata una giornata impegnativa, e però mi sento di dire insomma che sia stata una giornata molto fruttuosa, che ha diciamo pienamente soddisfatto, penso, quelle che erano anche le premesse con le quali abbiamo pensato e costruito questo momento. E come sempre insomma, noi cerchiamo anche come ADL, no, di fare e costruire delle cose che servono, no, a guardare avanti. Abbiamo pensato questa volta di partire da una ricorrenza storica, no, i 50 anni del 69, da una parte perché riteniamo che anche appunto ogni tanto rinfrescarci la memoria sulla storia sia un elemento importante, no, anche sul piano culturale, e dall'altro però pensiamo appunto che non siamo degli storici e quindi quello che andiamo a ripercorrere ci debba servire appunto per guardare avanti in quella strada che appunto, come diceva anche adesso Tommaso, come va combattuto il capitalismo, come si può costruire una nuova teoria anche della rivoluzione sociale, perché se negli anni 60-70 insomma c'è stato questo grande tentativo di assalto al cielo, insomma, la spinta era una spinta sicuramente di voler rompere completamente col sistema di equilibri che aveva il capitalismo allora, e la lotta dell'operaio massa, la lotta sul salario è stato effettivamente un elemento scardinante, no, degli equilibri di potere, e questo non è avvenuto solo in Italia ma è stato un dato che ha avuto caratteristiche globali, no? Perché frutto di quella trasformazione che si è data nel dopoguerra, insomma, con il passaggio all'operaio fordista, al taylorismo, quindi alla partecipazione, no, del lavoro, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo voluto ripercorrere anche quei passaggi perché ci interessava andare anche a indagare, capire se oggi possiamo intravedere degli elementi, delle analogie, no, che ci possono essere rispetto a quella composizione di classe. E sicuramente ci sono, quando parliamo di operaio multinazionale, e abbiamo sentito nelle relazioni della mattina cosa ha significato, no, cosa hanno significato i flussi migratori degli anni dai 50, 60, 70, no? E il fatto che il lavoro sia diventato un lavoro ripetitivo, monotono, che il superamento della figura dell'operaio professionale, e tutto questo ha prodotto un movimento di lotta sul salario, sull'egualitarismo, che aveva appunto messo in discussione pesantemente l'equilibrio di potere che c'era allora. Poi la cosa, vabbè, è andata come è andata, insomma, ma quello che ci interessa è poi saper cogliere quegli elementi che ci possono sempre far sperare per fare in modo che quello che ha appena descritto anche Tommaso, che riusciamo a fermarlo in qualche modo, che riusciamo a fermare lo sfruttamento che si sta, perché da allora, vuol dire, le forme di sfruttamento, se pensiamo solo che le 40 ore sono state conquistate appunto quei contratti nel 69, 70, lo statuto dei lavoratori del 70, ma oggi possiamo dire che è migliorata la condizione lavorativa? Assolutamente no, anzi oggi con la precarizzazione del lavoro, con la stratificazione, con l'infinita, l'invenzione di nuove tipologie di lavoro che te le contramandano, come la libertà, no? Pensiamo solo ai riders, il fatto che hai la libertà di sceglierti quando, come lavorare, ma sono tutte nuove forme di schiavitù che vengono immesse nel mercato capitalista del lavoro. Noi veniamo da un'esperienza
concreta e anch'io personalmente, insomma, rispondo anche io a una certa età, insomma, abbiamo messo in pratica quello che erano dei principi, delle modalità di ragionare dell'operaismo, cioè partire sempre dalle contraddizioni materiali, andare a vedere dove si sviluppano le forme più alte di sfruttamento, come è possibile tradurre in processi organizzativi, no? I dati, no? Di realtà lavorative che hanno la possibilità di organizzarsi. E qua è impressionante, secondo me, l'intervento che ha fatto Raffaella, che dimostra come anche in un comparto come quello del lavoro domestico sia possibile organizzarsi. Cioè, io penso che sia una cosa veramente formidabile questa esperienza di lotta che ci è stata raccontata da Raffaella. Così come io penso noi in questi anni abbiamo impattato pesantemente qua in Italia con il mondo della logistica, perché la logistica, si parlava anche questa mattina delle cooperative, dell'invenzione di questi rapporti di lavoro in appalto, tutto quello che sta dietro a questa, la logistica è diventata, vuol dire, un elemento strategico dal punto di vista capitalistico, perché è molto più importante la logistica della produzione delle merci, no? E su quello abbiamo sperimentato, abbiamo visto un'infinità di nuove forme di sfruttamento che si sono date, inventando che la cooperativa, il socio cooperativa è diventato veramente una nuova forma di schiavitù, dove non hai orari di lavoro, non hai un salario garantito da una paga oraria, ma varia continuamente, non hai le ferie, la malattia, non hai assolutamente nulla, no? È ritornato veramente alla condizione di schiavitù. E questo vuol dire, in qualche modo siamo riusciti a fermarlo, siamo riusciti a costruire un percorso, un processo di lotta che ha messo in discussione pesantemente, tanto è vero che oggi siamo riusciti anche a firmare degli accordi nazionali con le multinazionali tipo FedEx, BNT, con Bartolini, BRT, con GLS, con DHL, con SDA, con tutte le più importanti, vuol dire, multinazionali della logistica. Questa dimostrazione appunto che laddove, applicando anche un metodo di analisi, di inchiesta, che torna a essere fondamentale oggi nella logistica, così come in tutti quanti gli altri settori dove la condizione lavorativa si sta, pensiamo appunto al turismo, pensiamo al commercio, pensiamo a questi mega centri commerciali dove ci sono centinaia e centinaia di lavoratori, tutti quanti con delle paghe da fame, vuol dire che però in alcuni casi riesci a organizzare, in altri meno. Io penso che il grande, come sempre, l'ambizione di chi si prefigge come obiettivo quello di una trasformazione radicale della società è quella di cercare di aggredire questi momenti, queste forme nuove di sfruttamento, cercando di verificare se è possibile organizzare la lotta e dei processi appunto di trasformazione, di miglioramento delle condizioni lavorative. E questo in qualche modo siamo riusciti, però io dico, tutto questo oggi è insufficiente e abbiamo organizzato questo convegno proprio perché riteniamo che sia necessario sempre di più capire quali sono le forme anche oggi, chiamiamole ricompositive, chiamiamole come vogliamo, intersezionali, come si vogliono chiamare, però è chiaro che oggi lottare semplicemente per avere aumenti salariali, per avere una riduzione dell'orario di lavoro, per avere più ferie, per avere la malattia paga, è fondamentale, perché è un elemento fondamentale, però come si diceva anche prima, se non si riesce a fermare quello che è un cambiamento climatico che mette in discussione tutto questo, perché si trovi da oggi a domani, ti trovi con la casa che va sotto completamente per quelli che abitano a Mira o abitano a Doro o arrivano forse anche fino a Barca, sei costretto ad abbandonare la casa perché si inonda tutto, è chiaro che anche la lotta che fai sul salario non vale assolutamente nulla. Quindi è chiaro che dobbiamo porci questi problemi. Ma io penso, per quanto ci riguarda, stiamo cercando di porre sempre di più questa questione all'interno dei posti di lavoro. E partiamo però anche dalle questioni che ci riguardano anche direttamente. Su questo è importante che abbiamo invitato delle compagne, di compagni appunto che
a livello europeo sono interni, no, a processi lavorativi, a forme di sindacato, sindacalismo di base, perché vogliamo porre anche qua dentro una questione. Stamattina si è parlato, no, dell'Europa 28 Stati. Allora, è chiaro che al di là del fatto che non esiste un'Europa politica dal punto di vista di un governo, no, che si muove politicamente in maniera omogenea, eccetera, esiste l'Europa delle banche, della finanza, esiste l'Europa di una forma di sfruttamento che, come ci insegnano compagni anche polacchi, dove Amazon, vuol dire, paga gli operai che lavorano in Polonia a 4 euro all'ora, all'interno di uno stesso meccanismo europeo che è l'Europa a 28 stati, così come negli altri paesi dell'est. Si sono riprodotte quelle che erano delle vecchie gabbie salariali che esistevano anche in Italia. No? Quindi, vuol dire, il problema di porre oggi in Europa una questione anche del salario minimo, che non è una rivendicazione che va posta agli stati pensando che lo Stato ci viene incontro, no? L'Europa e porta tutti i paesi, che ne so, il salario minimo a 10 euro. Credo che debba essere vista come un processo di costruzione di conflittualità, e quando anche questa mattina abbiamo sentito anche nella parte finale dell'intervento di Sergio Bologna, che è stato riportato da Bruno, che parlava che l'unica strada percorribile è quella del conflitto, io penso che questo sia l'elemento che dobbiamo cogliere, per cui dobbiamo cercare di avere come orizzonte minimo l'Europa. Qua abbiamo delle compagne che vengono dagli Stati Uniti, e per Amazon sicuramente deve essere una visione a livello quantomeno, cioè, globale, perché ed è fondamentale che si riproducano. Ieri sera i nostri iscritti, che da poco sono iscritti con noi, Amazon, che è qua alle porte di Padova, con un magazzino dove sono alcuni centinaia di lavoratori tra driver e facchini che lavorano all'interno, ed è in costruzione un altro mega magazzino in provincia di Rovigo, e abbiamo iniziato un percorso. Ieri sera c'è stato questo incontro anche con le compagne di Amazon americane, e vogliamo ovviamente star dentro fino in fondo a questo percorso di organizzazione a livello globale, perché con Amazon o ti rapporti così oppure non hai la possibilità di riuscire a cambiare realmente la situazione. Quindi è chiaro che io penso che dobbiamo puntare a fare in modo che questa questione dell'Europa, di un salario minimo europeo, debba diventare anche, esistono varie forme di coordinamento che si danno sul piano europeo e di sindacati di base, però io ve l'invito che faccio qua anche a compagni di Solidair, compagni polacchi, a altre realtà che ci sono in Europa, è quella che ci sia effettivamente appunto queste forme di coordinamento sempre di più vengano implementate, vengano bisogna fare in modo, insomma, che si vengano costruite assieme a quelle realtà sindacali che però effettivamente hanno la possibilità e la capacità di mobilitare, no, i lavoratori e le lavoratrici sul terreno conflittuale, sul piano anche del salario a livello europeo. Chiaro che poi, io dico, qua abbiamo sentito anche di quello che sta succedendo, no, con i gilet gialli, con tutte le rivolte che si stanno dando a livello globale, no? È chiaro che in Italia non si sta dando nulla di tutto questo, si stanno dando sicuramente tanti movimenti che si muovono in terreni anche separati, contro il sessismo, sulla questione contro il razzismo, sulla questione climatica e sulla questione dei diritti sul lavoro. Io penso appunto che lo sforzo che dobbiamo fare è quello di capire come si possono intrecciare queste dinamiche di lotta, no? E non abbiamo risposte oggi immediate, è un terreno di ricerca continuo che dobbiamo fare, cercando di interagire tra quello che è un piano globale, un piano europeo e un piano nazionale, tenendo presente una cosa, che questa questione del salario
anche qua in Italia noi abbiamo un'infinità di contratti di lavoro firmati da CGL, CISL, UIL, che sono al di sotto dei 7 euro, ma addirittura con contratti sono di 4 euro all'ora, pensiamo solo alla vigilanza privata e la guardiania che viene fatta ormai in tantissimi posti, che coinvolge moltissimi lavoratori, dove hanno una paga base lorda di 4 euro e qualcosa all'ora, no? 5 euro all'ora. Quindi è chiaro, la questione del salario è comunque un elemento fondamentale che dobbiamo porre sicuramente a livello nazionale e a livello europeo. Quindi io dico che, così anche per concludere questo mio intervento, penso che siamo riusciti, abbiamo posto oggi tante questioni, penso che siano state poste in maniera molto approfondita e abbiamo bisogno di approfondire le questioni, non possiamo limitarci semplicemente a scrivere il volantino, a intervenire, a fare le battaglie, le lotte come stiamo facendo, ma abbiamo bisogno ogni tanto anche di avere questi momenti di approfondimento che ci devono servire per guardare più avanti, per guardare molto più in là. Io penso che siamo riusciti a farlo e questo ci deve, dobbiamo essere anche orgogliosi, insomma, di essere riusciti a mettere insieme anche un insieme di soggettività che si muovono su terreni anche diversificati, ma che però nel metterci assieme io penso che possiamo non fare semplicemente una somma, no, di uno più uno più uno, ma che sicuramente quello che abbiamo prodotto anche in questo lavoro che abbiamo fatto oggi è un dato esponenziale, non semplicemente di sommatoria di tanti soggetti che abbiamo messo insieme. Quindi io ringrazio tutti quanti e tutte quante per la partecipazione che abbiamo dato e per la pazienza che abbiamo messo nell'ascoltare gli interventi, e penso che avremo occasione quanto prima, insomma, di rivederci e di trovarci su un piano, sulla lotta, sulle lotte che stiamo costruendo assieme, cercando appunto delle strade che possono essere ancora di ricomposizione delle lotte sociali che si danno su tutti i fronti. Grazie.